e buona festa di tutti i santi a tutti quanti. Speriamo che sia una buonissima giornata per tutti quanti e per questo vi auguro una buona festa. Qualcuno ieri ha festeggiato Halloween, altri no, ma oggi è vigilia di Udinese-Juve, una partita fondamentale per la Juve, perché la Juve deve ripartire dopo il mezzo passo falso con il Parma. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di mister Thiago Motta e vedremo cosa dirà, ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così non vi perdete niente e continuate a supportarci con mi piace, commenti e iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuto, più portiamo format, ma soprattutto riusciamo a portare qualche ospite. Abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. E allora, nel contenuto di stamattina parliamo di due giocatori che non stanno passando un buon momento alla Juve. Stiamo parlando di Danilo e di Vlahovic. Partiamo da Danilo. Danilo, signori miei, è un giocatore impresentabile. Non può giocare alla Juve. A oggi Danilo non può giocare alla Juve. E quello che mi dà più fastidio è che gli Allegriani per 2 mesi ci hanno fatto la testa tanta perché non gioca Danilo. Perché Danilo non è più il titolare, ora che l'ha messo, disastroso con lo Stoccarda, disastroso con l'Inter, disastroso con il Parma, coloro che hanno fatto la campagna mediatica che deve giocare Danilo, ora attaccano Thiago Motta perché gioca Danilo, ci vorrebbe un po' di coerenza. Signori, Danilo non è più un giocatore presentabile per essere titolare della Juve. Danilo deve fare 20-30 minuti o caso mai dovrebbe fare una partita con le squadre medio-piccole, ma l'abbiamo visto col Parma che è disastroso. Io non so cosa gli è successo a Danilo. Lo scorso anno era un perno centrale della Juve, forse il fatto che non ha la fiducia totale dell'allenatore, forse il fatto che non è partito titolare nelle gerarchie del nuovo staff. Gli ha fatto fare queste partite scandalose perché con lo Stoccarda calcio di rigore ed espulsione, con l'Inter Thuram palleggiava in testa come voleva e con il Parma, con i ragazzi terribili del Parma, non ne ha preso una. L'abbiamo visto il secondo gol, come cercava di prendere il giocatore, non riusciva a fermare. C'è stato un calcio d'angolo regalato, era lui solo e ha regalato un calcio d'angolo, scivolava e grazie a Di Gregorio che ha fatto un miracolo, se no il Parma vinceva. Danilo a oggi non è un giocatore più presentabile per essere titolare della Juve. Caro Giuntoli, a gennaio la prima cosa che devi fare giorno 1, appena apre il mercato, prendere subito un sostituto di Bremer. Non è che sul sostituto di Bremer dobbiamo aspettare l'offerta, dobbiamo aspettare il miracolo o la cosa vantaggiosa, no, ci vuole immediatamente un sostituto di Bremer e sostituire Bremer non è facile perché Bremer era il pilastro centrale della nostra squadra. Bremer era l'unico leader che avevamo in squadra. La sua assenza si fa sentire e vedere Danilo giocare è preoccupante. Poi che Thiago Motta deve decidere chi sono i due centrali titolari, lo deve fare perché devono finire gli esperimenti, ora se servono certezze, e due centrali titolari devono essere Gatti e Calulu. Ora andiamo su Vlahovic. Signori, Vlahovic a oggi è indifendibile. Per me, dopo 3 mesi che l'ho difeso, dopo che chi non tifa Juve ma tifa Vlahovic diceva che la colpa era di Allegri, che Vlahovic lo segnava, è cambiato l'allenatore, è cambiato il modulo di giocare. Giochiamo all'attacco e Vlahovic non segna lo stesso. Vlahovic non segna lo stesso. Vlahovic a oggi ci è costato la bellezza di 4 punti. No, scusate, di 6 punti, perché metto anche il punto con l'Empoli, perché ha avuto una palla tu per tu davanti al portiere e non lo segna. Gli altri attaccanti segnano, lui no. E allora, con l'Empoli si mangia il gol e pareggiamo 0-0, perdiamo 2 punti. Col Cagliari si mangia il gol del 2-0 e pareggiamo, perdiamo 2 punti. Oggi sull'1-0 del Parma, dopo 10 minuti, su un colpo di testa di McKennie, si mangia il gol a 1 metro dalla porta. Era più
difficile, sbagliando, che segnarlo. E lui è riuscito a fare la cosa più difficile, cioè sbagliarlo. Prende 10 milioni all'anno, prende 12 milioni all'anno il prossimo anno e noi non abbiamo un centravanti decisivo. Ora le scuse che c'era Allegri, che il gioco di Allegri non esaltava, sono finite. Ora non ci sono più queste scuse. Ora chi tifa Vlahovic, non tifa Juve, ora non può dire, però c'è Allegri, col suo modo di giocare non riesce a dare il meglio Vlahovic. Ora abbiamo un gioco totale in attacco, lui non riesce a segnare lo stesso. Lui non riesce a segnare lo stesso, non riesce ad essere protagonista di una partita. Ma soprattutto, signori miei, deve essere decisivo, cosa che non è. Capisco che finora ha segnato 7 gol, capisco l'impresa fatta con il Lipsia, però se poi vado a vedere quello che ha sbagliato, mi incazzo. Perché sbaglia con l'Empoli e ci costano 3 punti, sbaglia contro il Cagliari e ci costano 3 punti, sbaglia contro lo Stoccarda, contro il Parma e perdiamo 2 punti. Con lo Stoccarda non l'ha mai vista, perché dobbiamo essere onesti, con lo Stoccarda non l'ha mai vista. E allora c'è un problema. A oggi i due problemi principali sono Vlahovic e Danilo, ma su Vlahovic posso dare una scusa minima che non si riposa mai. Finora ha fatto, fra questa e lo scorso anno, 23 partite da titolare, perché non abbiamo un sostituto di Vlahovic. Poi possiamo giocare col finte nuove, non lo so se possiamo giocare col finte nuove, però a oggi la verità, non abbiamo un sostituto di Vlahovic, perché Milik, che doveva essere il suo sostituto, è sparito completamente. Come ho detto ieri, siamo andati a chi l'ha visto per cercarlo, però nessuno dà un segnale, nessuno sa dov'è, lo sanno dov'è, è una battuta. Ma il problema è un altro. Oggi Vlahovic vale 10 milioni che spende la Juve. Se io vado a vedere i gol sbagliati e i gol segnati, a oggi no, perché sì, è tutto bello che segna, però a oggi mi è costato la bellezza di 6 punti. Con quei 6 punti io oggi ero a meno 1 da Napoli. Invece mi ritrovo a meno 7 da Napoli e mi ritrovo che i primi di novembre sono quasi fuori dalla lotta scudetto, perché recuperare 7 punti a questo Napoli non è facile. Non è facile, ma soprattutto se abbiamo un centravanti che non riesce a segnare, un centravanti che ha 3-4 palle gol a partita e quando va bene segna una, quando ne va male non segna neanche uno. E a oggi, se devo decidere di sacrificare qualcuno il prossimo anno a giugno o a gennaio, quel giocatore da sacrificare per me è Vlahovic. Coloro che invece tifano Vlahovic e ancora una volta lo difendono, non so per quale motivo, ma si possono semplicemente togliere la maglia della Juve, mettere nell'armadio, perché qui si guarda l'oggettività, si guarda il bene della Juve, non il bene del giocatore. E a oggi, mi spiace dirlo, né Danilo né Vlahovic fanno il bene della Juve. Ditemi la vostra sotto nei commenti, ci sentiamo alla prossima, ciao e vi auguro di passare un buon festa di tutti i santi. Poi, se ci sarà la conferenza stampa di Thiago Motta, ci vedremo nel pomeriggio, ciao, o stasera, poi vedremo.